non una riapertura ma una ripartenza, perché dentisti ed odontoiatri non hanno mai chiuso del tutto i battenti, garantendo ai pazienti i servizi essenziali durante tutta la fase del lockdown, anche nel pieno dell'emergenza Covid-19. Ci si prepara ora a tornare alla normalità con le giuste cautele, con un protocollo aggiornato sul rischio biologico, perché proprio tutta la categoria ha da sempre lavorato con tutti i dispositivi che oggi invece sono resi obbligatori anche in altri ambienti. Così questa mattina in videoconferenza stampa il presidente della commissione dell'albo degli odontoiatri della provincia di Salerno, Gaetano Ciancio, che dopo l'ultimo confronto con il vice ministro della salute, il senatore Pierpaolo Sileri, sulle indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia, ha voluto lanciare un appello proprio da Salerno per sollecitare il governo ad un giusto sostegno alla categoria, che ora dovrà fare i conti con il rischio licenziamenti del personale degli studi e con costi elevati dei dispositivi di protezione individuali che dovranno essere sostituiti continuamente. Servono provvedimenti strutturali, ha detto il presidente Ciancio, e non a pioggia nel medio-lungo tempo, come ad esempio l'eliminazione dell'accise dell'IVA, sgravi fiscali, sostegno per i contributi ai dipendenti. Parte da Salerno l'invito al governo, a cui pure va tutta la riconoscenza per quello che sta facendo e anche per i provvedimenti economici che sta mettendo in campo, magari però di tipo meno assistenzialistico, se è possibile, e più strutturali. Evitare queste piattaforme su cui bisogna fare delle rincorse per arrivare al credito, dove non ci arriva nessuno. L'esempio è quello del bando Invitalia, che partito ieri si è immediatamente bloccato e in mezz'ora, un quarto d'ora, dai 50 milioni di euro disponibili ha ottenuto una richiesta per miliardi di euro, appunto di richieste, per cui diventerà probabilmente non praticabile. Ma provvedimenti più strutturali, che tendono innanzitutto a salvaguardare i lavoratori, che potrebbero essere messi in crisi dalle difficoltà economiche del momento, ad evitare licenziamenti, perché appena finirà la cassa integrazione in deroga si avvertirà in alcuni contesti la necessità, purtroppo dettata dal mancato guadagno, provvedimenti strutturali che possono incidere proprio sui contributi dei lavoratori, potrebbe essere un'ipotesi, sgravare completamente il dentista con un credito d'imposta riguardo ai contributi che versa ai lavoratori, in modo che continua a pagare i contributi ma ne acquisisce un credito d'imposta rispetto alle tasse che dovrà pagare nell'anno successivo. Con un contratto si impegna il dentista o un altro professionista per un anno o per due anni a non licenziare, e altrettanto si impegna il governo per un anno o per due anni ad accettare questo sgravio. Ovviamente su base volontaria, chi non volesse aderire non sarà costretto a farlo. Ma bisognerà aggiungere qualche riga in più nella dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo, dove si dice sgravio del 100% contribuzione oppure credito imposto tal dei tali. Nel momento in cui si accetta questo sgravio e questo vantaggio, allo stesso momento si accetta ovviamente di non licenziare per oltre due anni, per il periodo in cui si ottiene l'agevolazione. Sgravi fiscali, perché potrebbe esserci professionisti o dipendenti che non hanno professionisti, dentisti o di altra natura, che non hanno dipendenti e quindi potrebbero non beneficiare degli sgravi sui propri dipendenti, magari potrebbero beneficiare con degli sgravi fiscali, un'aliquota ridotta per quanto per la loro fascia di reddito IRPEF in proporzione alla fascia di reddito che già hanno. Perché non faccio una proposta precisissima ma parlo di sgravi strutturali? Perché il paese delle meraviglie, come dire, il paese dei desideri non esiste, bisogna comunque confrontarsi col governo e cercare la strada più utile e più perseguibile, ma bisogna farlo adesso, ci vuole il fumus boni ius, il naso del governante, che deve incontrare direttamente i rappresentanti delle istituzioni,